Mia madre prima mi ha detto, riguardo al picchio salvato ieri, che quelli della Lipu le hanno detto che questa sera avrebbe mangiato una scorpacciata di camole. E io le ho risposto pure io. Allora. Allora. Non aspettavo. Ciao, benvenuti a questo video. Molto semplicemente andiamo ad assaggiare i nostri insetti. Per chi di voi ancora non avesse visto la prima parte, c'è una prima parte seria come qualunque cosa in questo canale, in cui andiamo un po' a parlare di perché consumare insetti, quali sono i vantaggi e gli svantaggi di mangiare insetti. Ma basta video barbosi, in questo qua daremo il nostro meglio nel divorare degli insetti acquistati su 21 Bites, sito che non mi dà nulla. Abbiamo qua Cristobal, Juan e Arranz, assolutamente nomi non di fantasia, che mi accompagneranno in questa fantastica degustazione, anche con uno spritz fatto in casa. Alla vostra! Non ha nulla da invidiare, vedo che piace. Bene, bando alle ciance e procediamo all'apertura del pacco. Ah no? No. Allora, cominciamo con, diciamo, da una scala di schifosità da quello che potrebbe essere più normale. Come prima cosa abbiamo delle fantastiche barrette proteiche, dolci, qua ce ne freghiamo di come un pasto debba essere costruito. Abbiamo fichi, cioccolato e polvere di insetti. Che schifo i fichi! E mela, caramello e polvere di insetti. Buona! Che suona quasi come polvere di fato. Credo che siano anche senza glutine. Ma in realtà non so se senza glutine. Posso. La prima disinformazione. Esatto. Procediamo all'apertura e al taglio, direi. Non so, un pezzo di merda. Cioccolata fruttata. È strambo forte. Non riesco a identificarne un sapore. Secondo me sa un po' di terra. Non sa minimamente l'insetto. Sa di quelle barrette per quelli muscolosi che fanno palestra. Sa di muscoli. Bene, abbiamo mangiato il dolce. Proseguiamo con qualcosina di salato. Abbiamo ordinato queste favolose chips di insetto composte da Green. Farina di piselli. Buono. E farina di grilli. Buono. Poppy, che non so cosa sia. È il nome del mio coniglio che avevo, spero non l'abbiano tritato. Quando prendi tipo le chips di piselli, è presente? Sa di chips di piselli, non i piselli dell'autogrill. Versa questa merda. L'odore sembra aglio più cibo per pesci. Bravo! Andiamo all'assaggio. Che è buono di brutto. Mi piacciono. Buono. Penso che potrei mangiare. Se non mi avessero detto che contenevano insetti, l'avrei potuto mangiare. Sono mediamente più buono di qualunque cibo acquistato a Chinatown. Dissing. No, ma io in un tipo in un aperitivo, in una ciotolina, ce li vedrei bene. Bene, proseguiamo nel nostro viaggio entomogastronomico. Facciamolo, cazzo. Prossimo passo, abbiamo dei gustosissimi, spero, grilli ricoperti di cioccolato al latte. Solo nei peggiori bar di Caracas. Sei? Vai, riprendi. Buttali dentro, buttali dentro. Oh, sembrano i Cereal X. Bravo. Cereal X. Ma sono ancora mangiabili questi. Beh, insomma, sì, abbiamo dei fantastici Cereal X, però con la sorpresa. Non sarà contento Pinocchio. Al grillo parlante. Questa è la fine che fa la mia coscienza. Avvolta nel cioccolato. Io grilli non ne vedo ancora. Beh, forse un piccolo retrogusto di qualcosa di noce. No, io sento solo cioccolato. La proteina è ancora bomba, però, eh. Perché abbiamo 11 grammi di proteine per un, insomma, per uno snack che, se fosse stato fatto con i cereali, sarebbe stato solo grassi e carboidrati. Voto? 7. 6, perché non sento il grillo. Io dico 10, ma perché
Ah, il cioccolato è buono. E poi c'è il croccantino del grillo che richiama quello del cereale. Cioè è come se mangiassi tipo dei cereali ricoperti di cioccolato. Quindi ci sta proprio bene. In epoca Covid il meglio che io posso fare. Bene, proseguiamo col dolce, sempre a tema cioccolato direi. Ma cominciamo a vederli sti insetti. Ecco i baffi. Perché abbiamo delle una favolosa tavoletta di cioccolato fondente con camole. Allora, se la guardassi così, direi che è buono. Una bella tavoletta di cioccolato fondente gourmet. Ma c'è la sorpresa. Questo che c'ha pure la testa e le zampine, che carino. Sta di cioccolato. Sì. Direi che asfalta qualsiasi altro odore. Esatto, sì, sì, il cioccolato copre tutto. Bella, ciao, salutiamo gli amici in ambulanza. Un saluto alle forze dell'ordine. Cioccolato fondente. Con della cheratina sopra. E che poi secchi così forse perdono anche sapore, non lo so. A cosa lo possiamo paragonare? A del cioccolato fondente. Ma la sensazione di quando, no, secondo me è quando ti dimentichi di staccare tutta la stagnola e per sbaglio ti rimane in bocca. Cioè perché non sanno di croccante tipo cereali. No. Cioè sanno proprio di carne. Erano più croccanti i grilli. Questi esatto. Invece sono tipo dei fogliettini sottili di esatto. Pellicina. Grilli vincono con le camole. Almeno sentivi qualcosa, cioè questo è più. No. Tutta estetica. Sì, esatto. Sì, estetica. Ci siamo fatti fregare. È un impiattamento. Allora, proseguiamo e torniamo al salato. E cominciamo a tirar fuori i piatti forti, oserei dire. Partiamo con gli insetti un po' più piccoli. Grilli. Gusto cipolla e barbecue. Buono! Questo è mettere nel panino con l'hamburger. Devo dire che mi aspettavo una quantità un po' maggiore per il prezzo. Qual è il prezzo? Credo 5,80€, ma dopo vado a controllare al massimo. Mi cambio l'audio. Ci doppi sopra. Post produzione. Sembra una delle noci con gli occhi. Sì, l'odore è buono, direi che non sa di insetto. Ma secondo me, fin quando non hanno le zampe e le antenne, sono ancora accettabili. Ancora... Ma sì. La faccina carina. Sì, a me un po' di impressione fa in realtà. La cosa che a me fa più schifo è pensare che c'è la cacca dentro. C'è un misto di croccantezza e morbidezza. All'inizio senti di più il grillo, poi alla fine senti il... Sembra di mangiare carta al sapore di barbecue. Il sapore dell'insetto è zero. Senti solo la consistenza. Non saprei che cioè. No, riso soffiato però. Ah, sì, tipo, sì, riso soffiato, esatto. Mi sono piaciuto. Vabbè, proseguiamo. Open the bag, grab a few and crunch your crickets. Beh, proprio le istruzioni per mangiare. Apri la bocca e mastica. Proseguiamo. Abbiamo delle favolose camole al formaggio. Minchia. Abbiamo preso solo camole e grilli? No. C'è la sorpresa quindi sul finale? Sul finale no, c'è il boss finale che cazzo. Sì, Fonsis. 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 Guarda, bella grossa. Che c'ha le zampine. Bellino. È proprio. Non so se si vede. Lei è proprio bellino. Però. È etereo. È tipo aria fritta. È davvero etereo. Da soli non sanno di niente. È un sacco etereo. Forse si deve prendere una manciata, roba che. Ecco come. È la tartaruga mia quando mangia il cibo. Io non sento il formaggio, però. Cioè, nell'odore sì, ma nel sapore no. Neanch'io sento un po' di schifo in realtà. Il retro gusto, sì, finale. Non mi piace tantissimo. Li mangeremo, non li finiremo. Sono vuoti dentro. Come me. In effetti nel retrogusto, secondo me, quello è il sapore della cam. Cioè, sente qualcosa di
come mi immagino che sappia una camera. Non mi piace, ma credo che sia l'unico in cui finora sentiamo veramente il sapore dell'insetto. Aria neanche croccante, cioè è la stagnola di prima. Siamo quasi alla fine. Cavallette. Minchia. Cavallette al timo e origano, gourmet. Che sono grosse. Guarda la testa. E queste sono grosse, queste fanno schifo. Mamma mia. Grossissime. Grosso. OMG. No. Non lo so, c'è anche il colore dell'ala addirittura. Sembra un motociclista. Non lo so. Col casco, sì. Non sa neanche di origano, non sa di timo, non sa di nulla. Di legno, no? No. Di Ikea, sa di Ikea. Sa di mobile in legno. Sa di mobile in legno. Buono, cazzo. Cioè, si riesce a vedere la bocca della cavalletta. Cioè, non so se... Puoi baciarla, puoi fare... Esatto. Non bellissimo, si riesce addirittura a vedere le macchie sul corpo dell'insetto. Tutto. Beh, insomma, che facciamo? Non la mangiamo? No. 1, 2, 3. Salute. Meno male che c'è l'origa. Sì. Ecco. Oh. Sta arrivando un altro sapore dopo. Si sente l'insetto? Molto. Molto, molto bravo. Devo bere. Fatemene un altro. Minchia. Questo è intenso come sapore. È piccantino. E non è né l'origano né il timo. Sa di segatura? Legno. Legno, segatura. Ma diversi, sì, tipi di legno. Cioè all'inizio quando la metti in bocca sa di un legno, poi pian piano diventa un legno più forte, più... Faggio. Wow. Forse... Dai, facciamo un altro giro. Più che altro le ali, ho sentito il tipo che mi stavano... Non ho distinto ali, testa... No, non mi piace. Non mi piace proprio. Mi fa più schifo l'ala della testa. Perché è tutta sfrivolosa, cioè. Passa un grillo che mi si sciacqua la bocca. Vuoi una testa? Anche voglio un grillino. Ma quindi il boss finale che cazzo era? Cioè non... Tarantola. Davvero? Che figata. Grilli al naturale. Cibo per pesci sicuro. Il naso ti dice danger, non mangiare. Sì, tartarughe, difficile. Pesci. Forse facevano più impressione le cavallette. Sì. Sicuramente. Però di odore questo è veramente... ripugnante. Sì. Golosone. Anche qua abbiamo il grillo praticamente per intero, senza le zampe e senza le ali, quindi non è per intero. Oddio. Questi sì, fanno un po' impressione però, perché non hanno il filtro delle spezie, anche alla vista. Sa di niente. Leggermente di cibo per pesci? C'è. Sì, sul finale. Molto meglio della cavalletta. Sì. Che era molto forte nei sapori. Questa è più... sempre segatura forse, ma più buona, più delicata. Ma sul finale c'ha un sapore che mi dà di disgustoso. Non lo sento. Mi piace. Però non mi fa impazzire onestamente. Sa di... adesso che li sento così al naturale, ritrovo il sapore delle chips che abbiamo mangiato prima, quelle lunghe. Bravo. Cioè, quel sapore che sentivo... era questo in realtà. È vero. Su 100 grammi questi hanno 61,20 grammi di proteine. Madonna. Grillo puro, però... tutta proteina. Fa di grasso sono 26,10 grammi, di cui saturi sono 9,71 e fibre 5,70. Beh, il nostro viaggio nella gastronomia insetta finisce qui. Spero che il video vi sia piaciuto. Naturalmente per sapere tutti i vantaggi e gli svantaggi di consumare insetti c'è il video apposito che compare proprio qua in alto, oppure insomma lo trovate in descrizione. Iscrivetevi, condividete, mettete mi piace, qualunque domanda magari sul mangiare insetti, su quello che vi ha mangiato, scrivetela nei commenti. E grazie ai miei favolosi ospiti, alla prossima, bacioni, arigato. Cringe.